Nel suo Fatini Federico Giampaolo firma l'impresa e con la Recanatese vince in rimonta, una partita giocata per quasi tutto il suo svolgimento in inferiorità numerica, 2-3. Deve fare mea culpa un Giulianova che ha sprecato due condizioni di vantaggio, l'11 contro 10, e che comunque schiuma rabbia per alcune decisioni arbitrali. Prima della gara ha premiato l'allenatore del Giulianova Federico Del Grosso, terzo per presenza con la maglia giallorossa indossata 274 volte. Del Grosso che per l'occasione recupera in difesa di Amutene, non ha Menni avvicendato sull'out destro da Malandra. Nella Recanatese Giampaolo lascia Goretta in panchina, il baby Lombardi affianca Pera, assenti Monti, Senigallesi e Padovani. È subito Barlafante a scaldare il tifo di casa con una iniziativa delle sue, peccato per la mira. Al quinto contatto in aria tra Diamutene e Lombardi, protesta la panchina ospite, ma per Vinco di Pisa non c'è nulla. A cavallo del quarto d'ora, una prima svolta della partita, Ficola prende un primo cartellino giallo al 14esimo dopo un disimpegno sbagliato che agevola Fioretti, poi completa l'opera dopo soli 3 minuti quando si fa beffare dal sempre guizzante Barlafante. Ficola lo stand, secondo giallo e Recanatese in 10 uomini. Il Giulianova ne approfitta e passa al 22esimo con un'autentica perla di Domenico Suriano che riceve da Ramku, controlla e si esibisce in una girata mancina, traiettoria vellutata che lascia di sasso Sprecacè. Vantaggio giuliese col secondo gol in campionato di Suriano. Il Giulianova cerca di cogliere il momento e dopo 2 minuti con Fioretti spaventa nuovamente l'estremo leopardiano. Con l'inferiorità numerica Giampaolo abbassa Lattanzi e Dodi e passa al 4-3-2 e la Recanatese inizia a farsi vedere intorno alla mezz'ora sull'asse Dodi-Pera, palla di poco fuori. 34esimo liscio di Diamutene che poi stende Pera e subisce la giusta ammonizione. La maledetta di Borrelli sorvola di un soffio la traversa. Il Giulianova si ritrae un po' e allora la Recanatese ci riprova sul piazzato di Raparo, svetta Morales, palla alta. Nella ripresa Recanatese in campo con piglio più aggressivo, ma Giulianova pronto ad agire di rimessa, cosa che accade al terzo con il duetto tra Suriano e Fioretti, conclusione debole del centravanti, ma soprattutto al sesto quando Ramku sfonda a destra e serve un pallone prezioso per Fioretti che però spreca da favorevolissima posizione. E per poco i padroni di casa non pagano dazio, Esposito pesca in profondità Pera che elude il fuorigioco ma si fa ipnotizzare da Bifulco. Il pari però arriva dopo il cambio offensivo Goretta per Raparo. Al 20esimo Vinco di Pisa concede il rigore per l'intervento di Ramku su Lombardi. Pera ha un'altra chance e stavolta non sbaglia e spiazza Bifulco per il suo 5° gol in campionato. Del Grosso prova a scuotere i suoi e avvicenda Suriano con Vitelli, eppure il Giulianova se la vede brutta quando Goretta ruba palla a Nazari ma si addormenta e non tira e la difesa poi sventa. E allora il Giulianova torna in vantaggio, Dodi stende in area Barlafante ed è ancora calcio di rigore. Dopo gli errori di Fioretti e con Suriano fuori, dal dischetto va Dolce, ma anche lui sbaglia. Tuttavia Diamutene è il più lesto di tutti e vanifica la prodezza di Sprecacè. Giulianova 2, Recanatese 1. Ora fioccano le occasioni, ne ha un paio il Giulianova per chiuderla con Fioretti e poi con Barlafante, ma la Recanatese resta in partita ed è viva, manda un avviso al 38esimo con Pera dopo la sponda di Goretta e poi opera un clamoroso sorpasso negli ultimi 5 minuti. Al 41esimo Morales schiaccia in rete il 2-2 su preciso assist di Nodari e poi al 45esimo sul contatto Moi-Pera, Vinco di Pisa concede il terzo rigore di giornata che Pera centra con freddezza per il 2-3 finale, che è una mazzata per il Giulianova mentre sa di autentico colpaccio per la Recanatese che resta in vetta. E oggi abbiamo assistito ad un arbitraggio scandaloso. Non attribuisco la sconfitta solo all'arbitraggio, perché noi le nostre colpe ce le abbiamo e cerchiamo di prendere rimedio, però devo dire che in alcune decisioni l'arbitraggio è stato inspiegabile, due in particolare, il rigore per il Giulianova, il giocatore che atterra Barlafante è considerato ultimo uomo e deve essere espulso, l'arbitro lo ha ammonito perché sennò faceva rimanere la Recanatese 9 e poi l'ultimo rigore. Ma no, anche il primo rigore per la Recanatese, io ho visto Ramku che prende la palla e ho visto la palla che si muove, quindi l'arbitro ha dato rigore, ma non contento di questo ha dato un ultimo rigore che stavamo in tribuna con i dirigenti della Recanatese e anche loro mi hanno detto che non riuscivano a capire il perché, cioè sono decisioni, cioè questi arbitri vanno in giro per i campi di tutta Italia e prendono delle decisioni che poi fanno dei danni perché questi sono campionati impegnativi, le società hanno degli obiettivi e poi un arbitro può far vincere o far perdere la squadra nella stessa partita.
siamo la quarta serie nazionale e vogliamo degli arbitri all'altezza. Presidente, lei ha detto non attribuisco la sconfitta solo all'arbitraggio, cosa non le è piaciuto poi? Ma non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che dopo essere passata in vantaggio e in superiorità numerica non ha più giocato come dall'inizio. Ecco, purtroppo questo è un problema che abbiamo, è un problema caratteriale, penso, mentale della squadra, lo dobbiamo risolvere perché noi iniziamo le partite nel migliore dei modi, eravamo andati in vantaggio con l'Agnonese, eravamo andati in vantaggio con la Montegiorgese e poi non riusciamo a portare le partite in porto. Giampaolo, una partita nella sua Giulianova che sa di impresa, vinta in rimonta in 10 uomini per quasi tutta la gara. Sì, difficilissima perché l'ingenuità di Ficola ci ha costato caro, loro sono andati in vantaggio, per cui in 11 contro 10 in un campo difficile come quello di Giulianova non era assolutamente facile. E la squadra ha dimostrato grande carattere, grande mentalità, perché siamo riusciti addirittura a vincere una partita che sembra effettivamente un'impresa, perché forse neanche noi ce l'aspettavamo, però devo dire che in 11 contro 10, soprattutto il secondo tempo, non si è vista questa inferiorità numerica e lì siamo stati bravi perché ci siamo adattati e ci abbiamo creduto. Ecco, il presidente del Giulianova si lamenta per l'arbitraggio, in particolare in occasione del rigore del 2-1 chiedeva l'espulsione di Dodi che ha commesso il fallo. Sul 2-1 del Giulianova, ma io adesso ho rivisto le immagini, non sono sicuro, però mi sembra che Dodi il contatto non ci sia stato, ma se ci fosse stato era anche fuori dall'area. Quindi l'arbitraggio non ha inciso secondo Federico Giampaolo? Ma bisogna valutare tutto, vedere la partita nei minimi dettagli, ci sono episodi che ti possono andare contro, episodi che ti possono andare a favore. È normale che è stata una partita intensa perché la posta in palio era alta, forse l'arbitro gli è sfuggito qualcosa, però anche noi domenica scorsa con il San Nicolò c'era un rigore netto e non l'ha dato. L'ultima, se l'avessero detto a inizio stagione, guardi mister, che il 13 ottobre ritroverà contro l'Avezzano di Gianni Paris, lei l'avrebbe mai immaginato? L'ho immaginato perché conoscendo bene il presidente so che ha una passione immensa per l'Avezzano Calcio, per cui me l'aspettavo forse non così presto, dopo 5-6 giornate, però sono contento che ha ripreso l'Avezzano e sicuramente darà equilibrio e stabilità alla società. Però domenica vuole vincere Giampaolo. No, è domenica, bisogna stare attenti perché conoscendo il presidente, oggi hanno vinto 2-0 se non sbaglio, gli ha dato una grandissima carica morale perché lo conosco. Adesso la squadra sta bene, è più sicura, sarà una battaglia. Io penso che l'Avezzano non sia poi una squadra che merita quella classifica, ha vinto 2 partite di fila per cui bisogna stare attenti.